Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo. Passano in area arancione le regioni Friuli, Venezia, Giulia e il Veneto. La Campania passa invece da zona rossa da lunedì 8 marzo. Il governatore Campano De Luca infatti aveva già lanciato l'allarme. Siamo ormai in zona rossa. Sapevo che il provvedimento sarebbe stato impopolare, ma tra la popolarità e la necessità di tutelare la salute dei bambini, dei ragazzi, e delle famiglie, ho scelto quest'ultima. La dichiarazione del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando proprio la decisione di mettere da oggi tutta la regione in fascia arancione rinforzata, con immediata chiusura delle scuole. Non è stata una decisione nata dalla mia testa, ma dalla valutazione di una serie di esperti, tecnici e scienziati, i quali mi hanno invitato a prendere il provvedimento con la massima urgenza e tempestività. È emerso come questa variante del virus, che ormai in Lombardia è maggioritaria, è particolarmente aggressiva, più rapida nella diffusione e colpisce anche i giovani, che fino a pochi mesi fa erano quasi indenni. In Lombardia è successo in tante occasioni che queste scuole si siano trasformate in un importante focolaio. A partire dalla mezzanotte, quindi, tutta la Lombardia è passata in zona arancione rinforzato fino al prossimo 14 marzo, che prevede tra l'altro lo stop alla didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, tranne l'asilo nido, il divieto di utilizzare le aree giochi all'interno dei parchi e quello di recarsi anche nelle seconde case. Il passaggio in arancione rafforzato è legato all'andamento della situazione epidemiologica, che presenta condizioni di un rapido peggioramento con un'incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione quindi alle classi di età, come avevamo detto, più giovani. Parliamo anche della situazione Covid in tutta l'Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute, oggi i contagi sono 24.036, portando il totale a più di 3 milioni dall'inizio dell'emergenza e 99.271 decessi. Sono 378.463 tamponi molecolari antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è del 6,3%, in calo di 0,4 rispetto a ieri. Sono 297 le vittime per Covid in Italia oggi, a fronte delle 339 di ieri. Sono invece 2.525 pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, 50 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Ingressi giornalieri infine di rianimazione, secondo i dati, sono 222, ieri erano 232. Nei reparti ordinari ci sono 20.374 persone, in aumento di 217 unità rispetto a ieri. I punti vaccinali vanno incrementati usando ogni possibilità, siti produttivi, asset protezione civile e forze armate. E quanto ha dichiarato il commissario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, intervenendo alla riunione con governo, protezione civile e enti locali sul piano vaccinale. Il commissariato all'emergenza si farà carico di aumentare i centri vaccinali in Italia e dei rinforzi sanitari e organizzativi, tenendo conto che in arrivo in Italia una grande quantità di dosi di vaccini e che il problema, a detta di Figliuolo, e il trasporto nell'ultimo miglio sul territorio e la gestione dei punti di somministrazione. Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha esposto i numeri della campagna vaccinale degli ultimi giorni in Italia, ricordando le oltre 180.000 dosi somministrate ieri e la soglia delle 5 milioni di somministrazioni che sarà raggiunta oggi. Inoltre, il commissario dell'emergenza concorda sulla necessità di creare una scorta di vaccini, una sorta di fondo di solidarietà. Se ci sono regioni che hanno difficoltà, quindi dobbiamo intervenire, avrebbe sottolineato il generale, confermando l'esigenza di uno stretto coordinamento con le regioni. Il fondo di solidarietà, la creazione della scorta di vaccini, segue l'indicazione del ministro della Salute, Roberto Speranza. In questo periodo le scuole non sono mai state chiuse, bisogna iniziare a giungere, fare dei percorsi di sostegno dei singoli, non con tutti seduti al banco fino al 30 giugno, ma con percorsi individuali. Gli insegnanti sono presenti fino al 30 giugno per tutte le attività della scuola. Si tratta di portare avanti questo lavoro, ma siamo solo a marzo, c'è tutto il tempo di verificare la perdita degli apprendimenti. I docenti stanno già facendo questo grande lavoro.
Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Nei primi giorni di partenza delle prove in Valsi sono già state fatte 17.000 valutazioni. Si tornerà a scuola, ha detto in un altro passaggio parlando di DAD, ragionando su quello che non è avvenuto, non cancellando il passato, ma ragionandoci su per avere una scuola e un mondo del lavoro più avanzato. Capisco di voler fare dei titoli sulla DAD, ma la scuola è presenza. In questo anno i nostri insegnanti hanno lavorato in situazioni difficilissime, va loro riconosciuto, è un patrimonio che non può essere disperso. Dopo quindi si tornerà in presenza facendo tesoro delle esperienze, intanto bisogna allargare le nostre capacità. Parliamo di Covid questa volta in Campania, resta alta ma stabile la curva dei contagi, secondo i dati dell'unità di crisi della Regione Campania sono 2.842, di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di positività coronavirus nelle ultime 24 ore su 25.327 tamponi processati. Il tasso di incidenza è pari all'11,22%, ieri era dell'11,58. 13 decessi e 577 le persone guarite, restano invariati a 140 i posti letto occupati in terapia intensiva, un posto in più in degenza ordinaria con 1.358 posti letto. A fare il punto della situazione il governatore della Campania Vincenzo De Luca, annunciando quindi la Campania in zona rossa. Ascoltiamolo. Dunque, come era ampiamente prevedibile, ormai siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile. Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, in modo particolare nel Cardarelli, si riversa ormai di tutto. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali. Ora, noi abbiamo anche oggi 2.500 positivi nella nostra regione. È pienamente in corso la campagna di vaccinazione, che è l'unica risposta vera che noi possiamo dare a questa terza ondata di Covid in Italia. Noi stiamo lavorando come regione in due direzioni. La prima è quella di cercare forniture aggiuntive di vaccini sul piano internazionale. Non appena avremo concluso qualche contratto con altri fornitori, ve ne daremo notizia. Ma stiamo lavorando ormai da una quindicina di giorni per stipulare contratti di fornitura aggiuntiva di vaccini. Ripeto sempre che ovviamente la somministrazione avverrà quando ci sarà l'autorizzazione delle autorità sanitarie. Ma intanto ci prepariamo ad avere qualche milione di dosi di vaccino in più, perché se andiamo con questi ritmi ci mettiamo anni per completare la vaccinazione dei nostri concittadini. Il secondo piano su cui ci stiamo muovendo è quello della produzione del vaccino in Campania. Vi sono aziende che producono farmaci che possono attrezzarsi con l'aiuto della Regione, con un aiuto finanziario anche rilevante, attrezzarsi con le tecnologie necessarie, bioreattori in modo particolare, per l'infialamento del vaccino e la distribuzione del vaccino. È un'operazione che richiederà non meno di 4 mesi dal momento in cui dovessimo stipulare un accordo con aziende in grado di produrre nel nostro territorio il vaccino, ma stiamo lavorando in questa direzione. Caos a Napoli, dove è stata segnalata una donna per aggressione e danni di un'infermiera all'ospedale Santo Bono. Sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale su ordine della centrale operativa. Secondo quanto ricostruito con i testimoni, una donna poco prima aveva accompagnato la FIA per una visita e dopo essere stata accolta e invitata a attendere il proprio turno, aveva iniziato a protestare per poi aggredire e colpire la vittima. La donna, una 33enne napoletana, è stata subito denunciata per minacce e lesioni.
Somma Vesuviana ne approfitta del periodo Covid per dare vita a un restyling cittadino. Ce ne parla il sindaco Salvatore Di Sarno. Ascoltiamolo. Tutto tempo fa che Somma sarebbe diventato un cantiere a cielo aperto e così è stato. Oggi siamo sull'asse viario principale della città, via Aldo Moro, dove si sta facendo il rifacimento del manto stradale. Qui ci sono due scuole importanti, una scuola media e il liceo, saranno fatti degli attraversamenti a misura d'uomo, sarà resa degna di essere chiamata strada. Chiedo scusa ai miei concittadini che in questo momento stanno comunque vivendo un po' di panico, perché chiudere quest'asse principale significa dare un po' di problemi. Chiedo scusa ai commercianti che già stanno vivendo un momento particolare per le proprie finanze, ma due giorni di sacrificio saranno compensati da una strada fatta a misura di cittadino. Volevo ringraziare inoltre i miei due assessori Stefano Prisco e Maria La Montagna, che ieri hanno concluso il mandato nella mia giunta, e dare il benvenuto ai due nuovi assessori, Luisa Cerciello e Ciro Cimmino, che saranno sicuramente degni di far parte della giunta della mia città e sicuramente daranno man forte nel rush finale della mia amministrazione, del mandato della mia amministrazione. Prosegue l'ascesa dei positivi al Covid a Caserta e nella sua provincia, con i dati forniti dall'ASL Terra di Lavoro. Nella giornata di oggi, venerdì 5 marzo, sono 307 nuovi positivi, ai quali si aggiungono 104 guariti e 4 decessi. Il numero dei tamponi processati è salito a 2.645, per un tasso di incidenza che scende invece all'11,6%. Nel saldo complessivo si conta un aumento di casi attivi di 199 persone. Caserta è ancora in cima per numero di contagi, con 440 unità attuali positivi, seguita da Maddaloni con 325, Aversa con 251. Passiamo anche alla cronaca. Un comando di rapinatori, tra cui probabilmente anche una donna, ha assaltato questa mattina un furgone portavalori all'esterno dell'ufficio postale di Trento La Ducenta. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Aversa, sembra che ad agire siano stati in 5, parzialmente incappucciati, arrivati da un'auto. L'assalto è scattato non appena la guardia giurata è scesa dal furgone con un pacco contenente ben 80.000 euro, destinati però all'ufficio postale. I banditi, tra cui vi era appunto una donna, come emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza esterna all'ufficio, si sono avvicinati al vigilante. E proprio la donna avrebbe minacciato la guardia con una pistola, che ha reagito ed è stata colpita in testa con il calcio della stessa. I banditi si sono appropriati del sacco e sono fuggiti in auto. Due colpi di pistola sono stati sparati in aria, probabilmente dalla donna. Uno dei proiettili ha colpito anche un'auto parcheggiata, senza però ferire nessuno, e caccia quindi alla banda. Passiamo anche allo sport. La delusione per il Tea 3 contro il Sassuolo è una rincorsa Champions molto complicata. Non è un momento facile per il Napoli. Rino Gattuso pretende il massimo dai suoi giocatori e lo ha dimostrato durante l'allenamento del giovedì al Training Center di Castelvolturno. L'allenatore infatti ieri non ha gradito l'approccio di Mario Rui, mercoledì rimasto in panchina, e lo ha mandato sotto la doccia prima dei compagni. Non è la prima volta che Gattuso prende certi provvedimenti nei confronti dei suoi giocatori. Lo stesso Mario Rui, insieme a Goulam, fu spedito in tribuna da Gattuso alla vigilia proprio della gara del Dall'Ara contro il Bologna per scarso impegno durante la rifinitura. Allenamento terminato quindi prima degli altri anche per Irving Lozano. Al messicano capitò che nella preparazione della finale di Coppa Italia contro la Juve, infatti, che si stava allenando con meno impegno. Episodio però chiarito e archiviato, e Lozano è diventato uno dei punti di forza poi del Napoli. In allenamento quindi con Gattuso non si scherza, tantomeno con la società, che ha ufficiosamente prolungato il silenzio stampa fino al termine della stagione. Era questa la nostra ultima notizia. Noi continuiamo a parlare di sport anche nella nostra prima serata con Prima Serie A alle ore 21.30, quindi mi raccomando, non mancate. Invece appuntamento a domani mattina, ore 6.55 live, con la rassegna stampa di Teleprima. Buona serata.